telespettatori di Swiss World TV, torniamo a occuparci di futsal e di Virtus Cermenate. Siamo qua alla Lazzate Sport Arena. Alla mia destra Mocchetti Marco. E alla mia sinistra Gicola Fation. Beh, ricordiamo, siete entrambi neoacquisti della Virtus Cermenate. Insomma, la preparazione sta svolgendo al termine. Com'è il morale della squadra? Il morale è alto, siamo pronti per il campionato. Daremo il massimo e siamo qui per divertirci e per vincere. Settimana prossima già l'esordio, ovviamente sappiamo che non è facile, poi fra due settimane già il derby proprio con l'Amor Sportiva Saronno. Nessuna partita è facile, ogni partita ha la sua, ma ci impegneremo al massimo e secondo me avremo qualche risultato buono. Il coach Andrea Borghi, ricordiamo lo scorso anno la Virtus Cermenate disputava il campionato di Serie C2, quest'anno c'è stata una volontà di ripartire, ovviamente la squadra è carica, abbiamo visto l'allenamento molto intenso. Sì, abbiamo riniziato dopo l'anno comunque positivo in C2, e io sono stato chiamato per guidare questi ragazzi in Serie D. Mi seguono, stanno comunque facendo degli allenamenti molto intensi, vogliamo essere protagonisti in questa categoria. La squadra è stata assemblata bene, quindi ci vorrà ancora un po' di tempo per lavorare sul campo, però giovedì iniziamo, vediamo un po' come va, ma ho buone sensazioni. Come vede questo girone? Questo girone è molto strano perché ci sono squadre nuove che non abbiamo mai conosciuto, va dal Varese fino al Lecchese, e sappiamo che sull'Eco sono squadre molto, molto dure, molto arcigne, il pubblico là fa da sesto giocatore, quindi sappiamo che andremo incontro a probabilmente a dei campi infuocati. Questo non ci fa paura perché anche i nostri ragazzi sono abituati a giocare in questi ambienti. Un altro dei nuovi acquisti alla mia destra Elfio Riori, detto Fiore Manua. Ricordiamo, tu comunque sei un giocatore che da anni disputa questa disciplina, hai disputato anche campionati in Serie C2 con Varese e l'Aveno. Com'è stato questo nuovo impatto qui alla Virtus Cermenate? Ma più che altro è stata una scelta perché ho degli amici che giochiamo da tanti anni e credo che uno sport più lo disputi con gente che conosci è anche più facile di esibirmi in uno sport del genere. Ci vuole del tempo, ma ci si può anche arrivare. L'obiettivo societario dichiarato è la promozione in Serie C2. Ovvio, la Serie D, seppure è il primo campionato, è tutt'altro che facile. Non è nulla facile, purtroppo, in uno sport del genere, ma noi quest'anno possiamo dire la nostra, perché comunque siamo un bel gruppo, dobbiamo conoscerci, ma non dico nulla, vi lascio col punto di domanda per il campionato. Il nostro approfondimento con Massimo Gaviati, il preparatore atletico e dei portieri della Virtus Cermenate, una preparazione che sta svolgendo al termine, tra poco inizia il campionato, la squadra è pronta? Ma direi di sì. Allora, intanto io ti parlo prima dei portieri, perché è la cosa che mi piace di più, faccio ancora il portiere adesso, quindi sono pronti, i ragazzi hanno fatto un bellissimo lavoro, tutti, i portieri qua sono tre, e stanno lavorando molto bene, sono prontissimi. La squadra atleticamente è prontissima. Ci siamo preparati, secondo me, prima di tutti gli altri. Siamo partiti addirittura il 20 di agosto. Quindi la squadra atleticamente è pronta. Il campionato di Serie D, comunque, seppure il primo livello, è un campionato di buon livello. Peraltro ci sono diverse squadre con giocatori anche che hanno militato a livelli superiori. Ovviamente quello che fa la differenza è la velocità. Certamente, la velocità, la preparazione atletica, ci sono tante cose, l'esperienza, ci sono alcuni giocatori che magari arrivano anche da serie superiori, quindi comunque con capacità di palleggio, con capacità tattiche notevoli. Quindi sì, sarà sicuramente un bel campionato, cercheremo di giocarci o di farla nostra e vediamo.